Uè, salve a tutti, Watchkebari, e bentornati su Skylander Spyro's Adventures. Oggi iniziamo le parti extra, molto bene, e adesso andiamo a fare il primo Adventure Pack, cioè un contenuto aggiuntivo, che è un livello che non c'entra niente con la storia, vabbè. Ok, andiamo. Giovane padrone dei portali, Aldor, il grande mago del nord, ha bisogno di aiuto. Vai con lui e salva il villaggio di Gloddablum, che gli orchi dei ghiacci hanno stretto nella gelida morsa di un inverno senza fine. Presto, l'impero di ghiaccio ti aspetta! Eh sì, magicamente veniamo trasportati in questo posto qua e iniziamo il livello. Vuoi andare nell'impero di ghiaccio? PS, è la prima volta che lo faccio. Dico sul serio, non l'ho mai fatto questo. E andiamo. Wow. Speriamo bene. Eccoci qui, tutto molto ghiacciato, fresco. Capitolo 23, impero di ghiaccio. Empire Ice, Empire of Ice, una roba del genere in inglese. È un pupazzo di neve, c'è lì. Uno Skylander. Oh, grazie al buon Wahoo sei qui. Brrr, è appena in tempo. Mi chiamo Aldor. Ci crederesti? Questa distesa ghiacciata un tempo era un paradiso soleggiato. Fiori, piante, il clima più mite mai visto. Sì, lo so, sembra perfetto e lo era, finché quegli orrendi orchi dei ghiacci con il collo da gallina si sono trasferiti qui. Prima hanno eretto un muro che ha bloccato i raggi del sole, relegandoci in un inverno senza fine. Poi hanno cominciato a marciare dappertutto, come fossero loro i proprietari. E allora è iniziata la battaglia a palle di neve. Ma hanno pestato i piedi al mago sbagliato. Wahoo! Sì. Ok, bisogna praticare. Oh, che cacchio è sta roba? Allora, in pratica adesso. Nuovi nemici. Che cosa sono? Nemico ghiacciato, mica fantasia. Dicevo, in pratica adesso dobbiamo andare a recuperare dei pezzi di una catapulta. Beh, appunto per distruggere il muro. Questo è quello che penso, cioè, non lo so. Occhio perché qua si scivola, ragazzi. Sì, vi piace l'inverno? Questo è il livello perfetto, non morti. Più forti di Anche questo no, mondo. guarda. Slam bam, ragazzi. Slam bam. Cactus ghiacciati, non li ho mai visti. Ok, tu chi sei? Lanciatore. Ma scusa, ma mica. Ma tu non c'eri mica nel capitolo 8, scusa? Vabbè. Lanciatore ghiacciato ti chiamerei. Ti chiamo, vabbè, quello che è. Adesso ragazzi, andiamo da questa parte di sopra. Cosa abbiamo qua? Una porta dei non morti. Sono lo Skylander dei non morti per aprire questa porta. Tremate al mio cospetto. Sinceramente questo livello non so neanche quanto durerà, ve lo dico. Ma una cosa molto importante è che questo impero di ghiaccio lo potete sbloccare praticamente. Oh mio Dio, che cacchio è sta roba? Oh my God. Oh mio Dio, cos'è? No, raga, aiuto, che cos'è sta roba? Devo prendere 20... 20 teschi, ma, mamma mia, quanto si scivola! No, 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 aspetta! Ai, la madonna! Ok, ex dall'altra parte, ok? No, non così, ex! Ok? Madonna! Cerchiamo di fare qualcosa di decente, per favore. Forse devo prendere Cinder? No, non lo so, ragazzi, non lo so. Ok. Oh mio Dio, no. Aspetta. Ok, cambiamo personaggio. Ok, ho preso Cinder perché almeno lei può volare. Così, raga, facciamo prima. Aspetta, com'è? Andiamo Cinder, veloce. Ne mancano due. Molto bene, dai, raga, ne manca uno, vai Cinder, vai Cinder.
sfida completata. E riceviamo il pacco regalo. Attenzione, perché lei non ha ancora nessun cappello e mi sembra che secondo me questo è perfetto per lei. Ok, guardate ragazzi, ultra mega sexy, e vai. Ok raga, adesso da questa parte che cavolo abbiamo? Solo per controllare un attimo, un teletrasporto. Labirinto, attenzione, qua c'è un tesoro. E lì vedo che c'è una gemma dell'anima, ma voglio prenderla con uno Skylander, che sapete già chi è. Esatto. Poi un'altra cosa importante è che io ho la versione legendary di Slam Bam, non quella normale. Quindi praticamente io ho un Slam Bam, nero e giallo. Lo so. Va bene. Comunque ragazzi, so che questa serie la sto facendo da 2 mesi e sicuramente da tanto tempo che la sto facendo e mi dispiace tantissimo che ci sto impiegando troppo. Scusate tanto. E ma ora ok, devo cliccare quel pulsante lì. Qui giusto, esatto. Forse devo fare velocemente, meno male che Slam Bam può usare la tavola da surf. Ok, adesso si può avanti. Credo, Ok, altri nemici. Madonna. Questi qua ghiacciano, attenzione, sono letali. Ovviamente, una cosa molto importante è che se voi volete giocare a questo impero di ghiaccio, dovete comprare l'Adventure Pack, appunto, dove ci sta Slam Bam, questo livello, perché in realtà, per chi non lo sa, gli Skylander sono appunto dei giocattoli, e questo livello in realtà sarebbe tutto dentro un giocattolino a forma di un mostro di ghiaccio. Sì, lo so, è strano, cercate su Google Immagini. Molto bene. Ora, dove si va? Qua servirebbe una chiave, forse. Non è che non conosco tantissimo questo livello, raga, quindi non so neanche se riuscirò a completarlo. Vabbè, lì c'è la chiave. Ho trovato questa chiave. Ehi, l'hai trovata anche tu? Fa attenzione, credo che quei bestioni la stiano difendendo. Davvero? Slam Bam ha i muscoli poderosi. Con quella chiave dovresti poter aprire quella porta, poi ti mostrerò il mio ingegnoso piano. Capito, signor mago strano. Che in origine lui doveva essere bensì uno Skylander, se non erro, sapete. Diciamo, credo, poi non lo so. Allora, attenzione, qua raga però non mi fido. Vedi. Vedi. Il forziere. Abbiamo qua. Sì, ma ovviamente io userò nel Venture Pack i personaggi principali, cioè i protagonisti di questi livelli. Oh, guarda. Il Furiaclope. Furiaclope. Ok. Ok, adesso uccidiamolo. Uccidiamolo. Però vedete un po' la maestria di Slam Bam. Ok, capito che devo andare da questa parte. Ok, aspetta. Pergamena storica. Ancora oggi si parla della più grande catapulta mai costruita, la Livellatrice, che ha protetto la calda valle di Windelvale per secoli. Senza la Livellatrice. Ah, ok, perfetto. Poi raga, non so se se utilizzare altri personaggi, sapete. Adesso l'elemento è l'acqua e quindi se e no raga, lì ci siamo già andati e possiamo scendere allora. Ok, interessante. Lì abbiamo qualcos'altro. Ok. Wahoo! Ancora qualche pezzo per riparare questa vecchia catapulta e dare una bella lezione a quegli orchi dei ghiacci. Sì, mamma mia. La vedo che c'è un teletrasporto. Afferra quell'altro pezzo, poi salta su quella strana cosa rotante per trovare il successivo. Capito. L'elemento non morto sono più forti in questa zona. Qui c'è raga, elemento non morto e va bene.
lato oscuro. Ok, ho ripreso X perché l'abbiamo vista così così, eccetera, eccetera. Quindi, allora, spariamo. No, dai, mi lasci neanche fare questo attacco bellissimo di X. Attacchi epocali di X, raga. Tanta roba, Ok. Chissà perché sono gli Skylander dei non morti. Ok, qua serve una bomba. Dove la vedo la bomba? Dov'è che è la bomba? Ah, boh, non lo so io. Aspetta, distruggiamo lui. Ah, tutto qui per questa parte qua? Solo soldine e basta? Ah, va bene, ok. Muori, cretino. Ah, ti proteggi con i cactus, Guarda testo, vigliacco. Ragazzi, era una... Ok, basta. Aspetta. Ok, raga. Mamma mia, come scivoliamo con lui. Ma che cacchio sono questi attacchi? Ma porca miseria. Muori, grazie. Va bene, ok. Ok, attenzione, qua si scivola tantissimo. Ok, 2 su 4. Aspetta, che cos'è? Oh mio Dio, cos'è? Che cazzo è sta roba? No, regà, veramente, dove sono? Madonna, si scivola. Urca. Mi faccio male per forza. Dovrei un pulsantino. Porca laida. Cavolo. Eccolo, l'ho trovato. Già, infatti. Ma se io vado qui dentro? Dai, annazzazione. Ok, oh mamma mia, cos'è sta roba? E la madò. No, aspetta, io voglio il pacco regalo. Voglio il pacco regalo subito per Wemshell. Non mi interessa. No, non cadere giù, ti prego, non cadere giù. Madonna, odio queste cose. Io, raga, veramente, io odio i livelli dove si scivola sul ghiaccio. Non so cosa sia il cappello da cosacco, però vai, Wemshell, indossalo su. Dai, non stai male. Ora devo andare a prendere quello. Questo pezzo per la catapulta, diciamo. Adesso ce l'abbiamo fatta. Imbecille, porta quel pezzo alla catapulta. Imbecille a chi? Mago di merda. Mo adesso vengo lì e ti spacco la testa, lo sai? No, sai che prima mi stavi simpatico, ma adesso che mi hai detto imbecille, minchia, ti denuncio, ti spacco la testa. Guarda te, muori, cretino di merda. Peccati questo. Ecco, scivola sul ghiaccio, imbecille. Ma guarda te. Manca solo un ultimo pezzo. Oh cavolo, probabilmente in quel campo di battaglia laggiù, territorio dei ciclopi. E quelli usano veri proiettili di artiglieria, altro che palle di neve. Però là c'è una bomba. E io so già dove devo portare questa bomba. Vi ricordate? L'avventura mi chiama. Ok, ora vi chiederete perché ho preso Spyro? Beh, perché in tutta la serie, anche se lui sarebbe tecnicamente il protagonista, l'ho usato davvero pochissimo. Quindi ora, ragazzi, vai col tesoro leggendario, che è una bellissima palla di vetro boccia con neve, quella che la scuote fa la neve finta, sapete, quella. E ora, ragazzi, possiamo andare avanti. Ho sbagliato pure strada, ma mamma mia quanto sono bravissimo. I'm the king of Skylander. Ok, ragazzi, comunque, raga, adesso dico il mio parere su il gioco Spyro Reignited Trilogy, che si dice uscirà anche per Nintendo Switch. È un bel gioco comunque, però
Sinceramente, tra i vari tre giochi mi piace di più il secondo. Cioè, capito? Ok, devo fare così in questo modo. Questi cosi qui bruttissimi. Qua, raga, serve l'elemento tecnica, stranamente. Vai, Spyro! Boom! Ok, basta. Basta così. Incornata suprema. Palle di fuoco su questo ciclope maledetto. Molto bene. Mi sta piacendo questo livello. Oh, larga, larga, la, la, la. Attenzione, lì c'è un tesoro. Ok, scusate, puntate da questa parte, per favore. Puntate da questa parte, please. Non me, grazie. E ok. Ok, ho capito come fare. Spammiamo fuoco e fiamme. Molto bene. Yeah, un... Oh, attenzione qua, raga, mi sa che bisogna combattere. Vai Spyro, vai Spyro. In realtà, raga, mi mancherebbe... In realtà, raga, non so neanche se ho sbloccato tutti quanti gli attacchi di Spyro, sapete. Perché la maggior parte dei personaggi che ho sono in realtà usati. Perché sennò... Perché gli Skylander sono dei giocattoli. Tipo, diciamo. Ok, adesso, raga, andiamo a prendere il tesoro. Dovrebbe essere l'ultimo, comunque, sapete. Tutti i forzieri trovati. Molto interessante, molto interessante. E mo, raga, dove si va? Andiamo sempre da questa parte. Mamma mia. Mamma mia. Si qua amano giocare con... sapete cosa? Santa Polenta, ce l'hai fatta! Ora torna sulla catapulta! Wow! Questo mago è proprio drogato. Ok, raga, adesso torniamo sulla catapulta subitissimo. Per ora. Di nuovo sulla breccia. Oh, non vedo l'ora di usare la catapulta contro gli orchi dei ghiacci. E sai cosa c'è di meglio delle palle di neve? Palle di fuoco! Se lo dici te. E magicamente la catapulta si costruisce da sola. E chissà per quale motivo. Ok, slam bam, andiamo. Ok, mi sa che, raga, devo sì, lanciare palle di fuoco con la catapulta, diciamo, tenendo premuto sia A e B contro quando Wii. E ragazzi, spariamo al muro. O meglio anche a questi occhi qua, comunque. Lanciamo. Ok, raga. Ok, da questa parte non posso tirare. Ma come faccio a... Ok, forse, raga, sto capendo. Muro schifoso. Boom. Ok, ragazzi, sì. Mi stiamo dando dei bellissimi colpi. Vai slam bam, vai slam bam. Ok, dobbiamo distruggere la parte sopra. Poi la parte sotto. Non è neanche così difficile, comunque. Lì vedo che ci sono tipo degli alberi da quella parte. Oh, attenzione. Quegli occhi non mi piacciono, sapete. Ah, attenzione da questa parte. C'era quella roba. Non ne ho idea, ragazzi, ma... Raga, forse ce la stiamo facendo, sapete che ce la stiamo facendo. Ok, perfetto. Dai, ragazzi, mancano quella torre lì. Ora lanciamo ancora. Ok, perfetto. Vai così, dai che manca l'ultima. Diciamo, Ecco cos'è sta roba. Maledizione a voi, orchi dei ghiacci. Ok, niente. Ok, raga, troppo A e B, sapete. Ok, così. Qua, raga, non muore mica, che cavolo. Mi sa che agli occhi non devo attaccare, sapete. Ok, perfetto. Molto bene. Ragazzi, sta parte però, raga, è tutto un po' diventa noiosa, sapete? No, perché veramente?
Ok, raga. Ora abbiamo finito. Dai, così. Ancora così. Oh mio Dio, quanto dura sta roba. Ah, benissimo. Urca Eva. E vedete, il ghiaccio si scioglie. Molto bene. Ora sì che fa caldo. Urrà! Ehi, erano anni che non dicevo urrà. Ho sempre detto wahoo. Ma ora che hai salvato la nostra valle e riportato la primavera, dirò solo urrà! Ah, l'aria si sta già scaldando. Ora, se vuoi scusarmi, ti lascio. Vado a mettermi il costume da bagno. Ah, va bene. E abbiamo finito il livello dell'impero di ghiaccio. Fantastico. Che dire, è stato un bel livello comunque. Però sinceramente, sì, so che adesso è tutto quanto sciolto, però lo preferivo di più di ghiaccio, sapete. Ah, un'altra cosa molto importante è che appena voi metterete l'impero di ghiaccio, praticamente l'oggetto, appunto sul portale del potere, appunto sbloccherete il livello. Ma se siete ancora interessati, se, appunto, se volete ritornare ad affrontare il livello di questo coso qua, di questo livello di nuovo, ebbene sì raga, potete andare qui e rigiocarlo. Quindi ragazzi, questo è tutto per questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.